L'avete conosciuto probabilmente per una sua partecipazione a una nota trasmissione televisiva che si chiama X Factor, mm-hmm, dove hai presentato, sì, una canzone che è diventata un po' un must. Sì, un po' il mio unico successo, sì, discografico. Beh, ci mancherebbe altro. Si chiama Uomini che amano le donne. Sì. Non so se qualcuno l'ha sentita. E aveva questa filastrocca che faceva uomini che amano le donne, odiano gli uomini che amano le donne. Per me è il caso di verificare se il pubblico ti ha seguito in questa avventura. Ok, vediamo se io parto e dico uomini che amano le donne e odiano gli uomini. Ah, che amano gli... No, ti spiego, sono due persone, cioè ci sono gli uomini e le donne. Se fai finire la frase è chiaro che... Diciamo... Però intanto secondo me... Allora, perché praticamente, sì, diciamo, lo schema è questo, no? Per farla breve. Sì, sì, che gli uomini amano le donne e le donne... Uomini amano le donne che odiano gli uomini che amano gli uomini, ma vanno con gli uomini che si sentono donne e ingannano le donne che amano gli uomini. Vediamo come va, vai. Ok, quindi facciamo eterosessuali, gay, trans e di nuovo eterosessuali, ok? Se per te, Serena, io sono sicuro che c'è feeling tra di noi. Sì. Allora, quindi se dico sono uomini che amano e odiano gli uomini che amano gli, ma vanno con gli... Sì, ma non è che capito che si sentono uomini che amano le lo finiscono. Beh, per forza. Devo aiutare un pochino. Certo. Vabbè, insomma. Allora la facciamo tutti insieme per l'ultima volta, ok? Bel momento, da grazie. Soli però, io vi do solo l'attacco. Vediamo cosa succede. 1, 2, 3, 4. E odiano gli... Ma vanno con gli... E ingannano le... Ma l'entusiasmo io di cosa? Sentita. Ma non la sapeva nessuno. Io l'ho sentita, perfetta. Ah, Lo Casene, grazie. Bravi.